In principio la parola si fece carne. La Santa Sede partecipa per la seconda volta alla Biennale d'Arte di Venezia con un padiglione ispirato al Nuovo Testamento. I tre artisti, individuati dopo una lunga selezione, sono stati presentati in Sala Stampa Vaticana lo scorso 9 aprile dal Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e commissario del padiglione della Santa Sede, da Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia, e da Micol Forti, responsabile collezione arte contemporanea dei Musei Vaticani e curatore del padiglione della Santa Sede. Purtroppo questo dialogo su arte e fede, sorelle tra di loro, profondamente unite, questo dialogo, come ben si sa, è stato per certi versi un po' frantumato nel secolo scorso, e il nostro desiderio è proprio quello di riuscire a ritesserlo in maniera particolare attraverso questa espressione che è l'espressione dell'arte. Quanto più varia si sviluppa la sensibilità, tanto più mondo l'uomo è in grado di abbracciare e tanto più si sviluppano gli attributi, sviluppa in sé. Quindi, come dire, ecco, la Biennale ha questo scopo, dilatare la sensibilità, dischiudere nuovi modi di percezione, di visione, che si traducono in un rapporto individuale silente nei confronti dell'opera o in un rapporto di dialogo attraverso la parola con coloro che ci circondano e con gli artisti stessi. Il tema dei tre artisti relativamente alle opere eseguite per il nostro padiglione è dedicato proprio alla incarnazione. In principio era il verbo si fece carne. Dunque gli artisti sono chiamati a confrontarsi con la storia, con il presente e con ciò che anche non vogliamo vedere. Uno di loro, Mario Macilao, un fotografo africano, dedica il suo lavoro ai bambini di strada del Mozambico e a quella infanzia a cui è negato tutto, dall'istruzione ad una famiglia vera. Dunque l'arte si conferma capace di affrontare nella poesia, nell'estetica, le tematiche sociali e i fondamenti del nostro vivere cristiano. La dimensione verticale trascendente e quella orizzontale immanente si intrecciano con particolare sensibilità nelle opere di due donne. Le due presenze femminili sono molto importanti perché mancava una presenza femminile al primo padiglione del 2013. Il loro apporto è speciale perché il loro sguardo non ha paura. È uno sguardo innovativo nei materiali usati, nei linguaggi, nelle tecniche, che è capace di riflettere su due elementi importanti. La parola, il tema affrontato da Monica Bravo, un'artista colombiana che porta con sé le radici culturali ed estetiche di un paese tormentato e molto complesso da un punto di vista sociale e politico, ed Elpidazi Vasileva, macedone, che usa materiali organici e che quindi proprio a partire dalla carne, dalla carnalità, dal corpo nei suoi elementi essenziali costruisce un'opera architettonica di grandissimo impatto poetico.